Il destino della nuova Pescara sembra essere sempre più simile a quello della proverbiale Sora Maria. Tutti la volevano, ma nessuno sembra ancora disposto a farsene carico. Qualche eccezione però c'è. Associazione Nuova Pescara, Associazione Verso Nuova Pescara e l'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti di Pescara. Insieme, ancora una volta, per sollecitare non tanto la costituzione della Nuova Pescara, che quella è un dato di fatto, ma che non vengano concesse in qualche modo stabilite proroghe, insomma, che si facciano i tempi stabiliti. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo una legge regionale votata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2018, che comunque trae le sue origini da un referendum di 4 anni prima. Ci sono stati 3 anni di tempo per cominciare per applicare questa legge. Adesso qualche ben pensante, chino su se stesso a guardarsi l'ombelico, sta cercando di procrastinare queste date. Perché? Perché non sono stati capaci fino ad ora di fare il loro dovere, non sono stati capaci di fare quello che i cittadini hanno chiesto, cioè di applicare le leggi. Bene. Noi non accetteremo come associazione Nuova Pescara, ma io dico che non la può accettare nessuna associazione di categoria di nessun genere, soprattutto le attività imprenditoriali, la società civile, i cittadini. Non si può accettare che qualcuno pensi di poter fare un blitz per rimandare ulteriormente le date, per procrastinare, per cercare di non decidere, per far saltare il progetto di fusione. Per noi è fondamentale andare avanti e siccome loro stessi stanno dicendo che non sono in grado, si facciano da parte. Serve un commissario? Per la questione Nuova Pescara serve un commissario, ma se dei politici dicono che non sono in grado di applicare una legge dopo 3 anni, vuol dire che dovrebbero per coerenza dimettersi dagli incarichi e non presentarsi più a nessun tipo di competizione elettorale, perché se non sei capace non sei degno di sedere su quegli scranni. Molto semplice.